segretario nazionale Riccardo Nencini, care lettrici, cari lettori, cari compagni di Casoria, il 25 maggio il Paese sarà chiamato al voto per una tornata elettorale che vedrà impegnati non soltanto tutta Europa e due grandi regioni italiane, ma anche centinaia di comuni che rinnoveranno il Consiglio Comunale. Domenica prossima avrete un'occasione importante, un'occasione che sarebbe colpevole sprecare. Scegliere cioè tra la sinistra riformista, la politica delle responsabilità e del buon governo e la politica del tutti a casa, di chi crede che l'avversario politico non sia un avversario e basta, ma un nemico da battere a tutti i costi, con toni pesanti e polemiche spesso strumentali che non fanno bene al Paese e danno un'immagine della politica invidiosa ed autoreferenziale. Avete l'occasione di scegliere tra la politica delle riforme, del lavoro, dell'etica sociale, quella schierata sempre dalla parte dei lavoratori, delle classi medie, e la politica della demigrazione, del populismo che cresce ovunque, in Italia e in Europa. Noi la nostra strada l'abbiamo già imboccata da tempo, quella di appartenere alla grande famiglia del socialismo europeo e di sostenere Martin Schulz alla guida della Commissione. Il Partito Socialista Italiano sostiene Mario Servillo, presidente dell'Unione dei Coltivatori Italiani, candidato nelle liste PD-PSE, circoscrizione Sud. Dargli fiducia significa portare in Europa le nostre priorità, Eurobond per i paesi che hanno un'economia più debole, tassazione delle rendite finanziarie, allentamento del patto di stabilità per consentire a comuni e regioni di spendere meglio i denari da investire nell'occupazione. Soprattutto mettere al centro il lavoro, le famiglie, sostenere chi si trova nelle condizioni del bisogno e portare in Europa un ruolo dell'Italia più forte. A Casoria c'è energia ed entusiasmo, grazie anche al lavoro di Gianni, Francesco e della Federazione Provinciale del PSI di Napoli. E sono sicuro che Mario, con la sua dedizione e il suo impegno, saprà tenere fede agli impegni condivisi che abbiamo assunto. Merita la vostra fiducia. Riccardo. Necessariamente un po' spiegare come Casoria, Mario è 14 chilometri quadri, c'è 83.000 abitanti, una densità abitativa di 7.500 abitanti per chilometro quadro ed è diviso in due tronconi, Casoria ed Arpino. Arpino è una circoscrizione da 32.000 abitanti. Ci è parso quindi doveroso invitare anche un responsabile di Arpino, e chi meglio di Raffaele Palmieri, suo vecchio compagno socialista, con me ha condiviso un impegno in Consiglio Comunale. Quindi quando c'è stata questa idea, lui l'ha accolta subito, tessera, ed oggi qui con noi a presentare ai compagni presenti, agli amici presenti, le idee di Arpino per l'Europa.